Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se utilizzerete i codici in descrizione riceverete il 5% di sconto, e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, ben ritrovati sul canale. Dopo aver fatto visita ai Brobnar, tocca ai demoni del sottosuolo aprirci le loro porte per farci esplorare le loro oscure dimore. Demoni, imp e altre mostruosità ci stanno aspettando lì dove pace non c'è e non ci sarà mai. Siete pronti per entrare nel mondo di Is? Fate carico di una buona dose di coraggio. Vi servirà. Buona visione. Sul crogiolo circolano molte storie sui terribili mostri che si annidano nello spazio tra i mondi. Queste creature fanno irruzione dal sottosuolo per terrorizzare gli innocenti. I loro imp saltellanti rubano gli ember e i loro potenti demoni distruggono chiunque tenti di fermarli. Chi è tanto stolto o tanto sfortunato da recarsi sul loro mondo infernale, noto come Dis, non fa mai più ritorno. I demoni semiviventi, sempre stando a queste storie, sono creature intrappolate a metà strada tra un mondo e l'altro, quindi non conoscono la vita, il dolore e la gioia come li conosciamo noi. Devono invece rubare tutto questo agli abitanti del crogiolo, vanno alla ricerca delle emozioni più intense e le assimilano per sostenersi. Laddove qualcuno cede alla collera, si annida un demone pronto ad attizzare le fiamme del conflitto per reclamare quelle emozioni e la stessa anima dell'individuo infuriato. Avidità, paura, sofferenza. I demoni provocano tutte queste emozioni nei mortali per poi assorbirle e fare ritorno ai loro covi malvagi. I teorici dei Logos si fanno beffe di queste storie, bollandole come superstiziose sciocchezze e spiegano che i demoni sono soltanto dei parassiti che dimorano nella sovrastruttura del crogiolo, quella che separa questo strato da quello sottostante. Desensibilizzati emotivamente a causa dell'assenza di stimoli nel loro spazio, i demoni sfruttano la proprietà psicoreattiva degli Ember per catturare le tracce emotive e mentali degli altri residenti del crogiolo e riportarle a Dis, dove possono studiarle e forse ricrearle attraverso specifici esperimenti. I teorici considerano come una sciocchezza il fatto che queste teorie coincidano quasi alla perfezione con quelle storie fantasiose della superstizione popolare, e se queste coincidenze vengono fatte loro notare, si ritrovano a rispiegare gli stessi concetti solo più lentamente. A dispetto di quello che raccontano le leggende, i demoni di Dis sono creature di carne e sangue, o quantomeno di pelle o chitina insettiforme e icore, a cui si aggiungono gli orrori tecnologici dei loro molti innesti cibernetici da incubo. È difficile dire se tutti i demoni appartengono alla stessa specie, sotto le loro enigmatiche maschere, o se la natura demoniaca sia impartita a varie creature attraverso qualche sinistro processo. I volontari disposti a studiare l'argomento sono comprensibilmente rarissimi. I demoni dispongono di vari imp al loro servizio, creature caotiche e ingannevoli di natura robotica, animate da un'intelligenza appena meno spaventosa di quella dei loro padroni demoniaci. Meno si parla degli umani che si uniscono volontariamente a questa fazione, meglio è. Le macchine di Dis sono un misto di stregonerie e di tecnologia evoluta, e i demoni infondono gli Ember in ogni aspetto dei loro congegni, in modo tale da poter essere usati per catturare le emozioni delle loro vittime. Le fornaci di Dis ardono di fiamme rombanti dove il ferro nero viene fuso e le anime o le tracce emotive vengono scisse dagli elementi base che le compongono e consumate dai demoni. Questi stessi frammenti di Ember bruciato vengono poi incorporati negli imp e nelle altre macchine senzienti usate dai demoni, inviate a raccogliere altri Ember e altre anime. Anche quando non è richiesto dalla loro funzione, i congegni di Dis tendono ad avere bordi taglienti, una superficie rovente, spuntoni e altri numerosi elementi che possono indurre i più imprudenti a ferirsi. Gli Arconti sono gli unici esseri del crogiolo che possono affermare di comunicare a tutti gli effetti con i demoni di Dis, e molti di loro trovano i demoni infinitamente affascinanti.
L'ossessione di Dis per le sensazioni e le emozioni estreme risulta particolarmente attraente per gli arconti e spesso fanno fatica a entrare in empatia con la condizione della mortalità. Alcuni arconti hanno perfino chiesto ai demoni di essere introdotti personalmente ai concetti di dolore e paura. Esseri spaventosi che non provano nulla, intrappolati in un limbo di dannazione eterna. Questi sono gli abitanti di Dis. Un luogo che sul crogiolo è l'incarnazione stessa dell'inferno sulla terra, ma che al contrario della nostra realtà, lì si può toccare, vedere e vivere di persona mentre si è ancora in vita. Nel gioco rispecchiano perfettamente la loro essenza, portando ad ogni espansione una legione pronta a distruggere tutto quello che gli si para davanti. Amati da chi li gioca, odiati da chi li fronteggia. Prima di concludere, vorrei avanzare come sempre una piccola speculazione personale. Sappiamo da questa descrizione che la fazione riprende il nome del luogo da cui provengono i demoni e gli imp loro servitori, il sottosuolo più comunemente noto come Dis. Se ci fate caso, il nome potrebbe essere stato messo a conoscenza di chiunque dopo che i primi sfortunati avventori, sopravvissuti ad un primo contatto ostile, hanno conosciuto questi diavoli viola e ne hanno descritto la popolazione ed il luogo da cui provengono. Demoni e Imp del Sottosuolo, il cui acronimo risulterebbe proprio Dis. Come sempre, è pura speculazione atta a fantasticare su un mondo che non conosciamo ancora a fondo, ma che speriamo ci riveli al più presto i suoi segreti. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Ci vediamo al prossimo video.